Benvenuti a Ship to Shore News. Passa di mano il porto russo di Koe Clerici. Il magnate del trading Gennady Timchenko avrebbe acquisito lo scalo di Murmansk, strategico per le attività del gruppo italiano. Moby minaccia l'abbandono della Tolone Bastia. Contenzioso con la Corsica sui contributi per la continuità territoriale. Al via una nuova banca per lo shipping. È nata ufficialmente a Napoli la Banca Popolare del Mediterraneo. I soldi ai porti arrivano da Banca Carige. Finanziamenti per 250 milioni ai porti di Genova, Venezia, Trieste e Ravenna. Samsung va a caccia di ingegneri esperti in cruise shipbuilding. Il cantiere coreano rafforza la sua squadra di progettisti puntando sul settore delle navi da crociera. In bilico l'autostrada ferroviaria alpina. Mentre si attende l'esito della gara indetta per trovare il nuovo gestore, il servizio di autostrada viaggiante fra Orbassano e Eton rischia la sospensione. Costa fa un pensierino alla rete agenziale lasciata da Royal Caribbean. Indiscrezioni non commentate dalla società genovese, nell'ambiente del trade recitano di un interesse a diventare azionisti di peso del braccio distributivo di Alpitour World. Spagna batte Italia nei container, ma sulle crociere resta dietro. I porti iberici hanno movimentato oltre 12 milioni di box nel 2010, mentre i croceristi si attestano a quota 7 milioni. Le navi di Louis Cruise migrano a Malta. La compagnia cipriota in polemica con le liberalizzazioni di Atene abbandona il registro ellenico. Genova si avvicina a Milano, almeno nelle intenzioni. Alla Mobility Conference è stata evidenziata la necessità di un collegamento ferroviario veloce. Addio ad Antonio Lefebvre d'Ovidio. Se n'è andato il padre del codice della navigazione. Le novità introdotte dagli Incoterms 2011. Barbara Carrara di China Shipping Italy analizza le nuove regole introdotte a gennaio. Nuova iniziativa divulgativa di ANIA. Edita una rivista trimestrale online bilingue che affronta tematiche di particolare attualità nei settori aviation e marine legati al mondo delle assicurazioni nei trasporti. Quattro decadi di attività non smorzano l'entusiasmo di Bucchioni. L'imprenditore spezzino, storico primo presidente dell'autorità portuale, ha ancora da dire la sua su tanti argomenti di attualità, senza disdegnare progetti futuribili e clamorosi ritorni di fiamma. Per ulteriori approfondimenti consultate la nostra rivista online al sito www.ship2shore.it. Ship to Shore News, usciamo dopo i quotidiani ma arriviamo prima sulla notizia.